cerco di ascoltare l'origine di un'idea, cerco di ritornare al corpo ogni volta. Questo è quello che è rimasto da allora, e soprattutto nella fase di preparazione, di ricerca, di elaborazione, di e di domande. Dopodiché, quello che a me interessa, almeno in questo momento della mia vita come artista, è trovare sistemi e pratiche del corpo che si sviluppino in una scrittura e in una pratica coreografica, quindi più spaziale. Sempre cercando di mettere il danzatore e il corpo nelle condizioni di vivere in tempo reale ciò che produce scrittura, e quindi di mettere il corpo in ascolto di ciò che lo sta muovendo in quel momento, quindi ogni volta di rinnovare quell'origine, quella scintilla che poi dopo porta alla scrittura. Ecco, queste sono le prime assonanze. Io sento veramente molto il bisogno di creare pratiche corporee e spaziali che mettano ordine nel mio pensiero e nel mio modo di pulire lo sguardo con cui osservo la realtà. Stavo lavorando su Stille, che è l'ultima produzione che io ho creato nel 2017, e stavo lavorando proprio stavo studiando anche tutta una serie di scritti di Giacometti, di Alberto Giacometti, perché stavo anche affascinato dai suoi lavori e dal suo mondo. In qualche modo mi interessava partire da quell'universo per poi dopo lavorare in realtà sul tema della caduta e sulla resistenza alla caduta. E a un certo punto mi sono chiaramente imbattuto su una delle sue rivelazioni nei suoi diari, in cui lui scrive e dichiara: lo spazio non esiste, si può crearlo, ma non esiste. Questa cosa mi ha chiaramente lasciato, ha deviato, o ha arricchito, ha messo in crisi e poi riaggiustato tutta una serie di soluzioni che probabilmente fino a quel momento avevo dato per bene, ho trovato. E, per cui, se devo risponderti oggi, lo credo anch'io. Lo credo anch'io, quindi il mio rapporto con lo spazio è un rapporto sempre molto, dal punto di vista artistico e quindi fisico, è un rapporto, è come avere a che fare col buio, ma anche avere uno strumento che illumina, che è il corpo, e che dunque crea spazio costantemente. E se poi invece parliamo dello spazio inteso come uno spazio strutturato, che è lo spazio del lavoro, che è lo spazio di questa stanza, che è lo spazio delle nostre case, che è lo spazio attraverso cui noi orientiamo la nostra quotidianità e nelle azioni quotidiane, allora ecco, posso dirti che per me lo spazio è anche lì, è uno spazio che nasce dal corpo. È uno spazio suggerito dal corpo, dal passaggio di qualcuno. Ed è uno spazio che ci orienta attraverso delle architetture precise, delle linee, delle orizzontali, delle verticali, dei vuoti, dei pieni. E dunque una coreografia. Tratto lo spazio in questo modo, come la partitura coreografica, musicale.